zuccheri di Don Diana, i sottoli a marchio Terra Nostra, Arte e Core, Fuori di Zucca, il caffè a marchio Lazzarelle, la cioccolata biologica di Nuova Cucina Organizzata. Questi prodotti che nascono dalle terre confiscate alla camorra. Facciamo un pacco alla camorra e l'iniziativa presentata oggi al Teatro San Carlo, una confezione regalo creata e nata dall'impegno di diverse cooperative sociali e promossa dal comitato Don Peppe Diana. Intervenuto alla presentazione dell'iniziativa, il sindaco De Magistris ha dichiarato: il pacco è la dimostrazione che con la confisca e il riutilizzo dei beni della camorra si crea un'utilità sociale ed anche economica, perché i beni che vengono messi in vendita su iniziativa delle cooperative sono la dimostrazione che lo Stato e le istituzioni si riappropriano del territorio. Il presidente del Consiglio comunale, Raimondo Pasquino, tra i principali promotori dell'evento, ha lodato l'impegno dei giovani che con le scuole lavorano per creare quella cultura della legalità che rappresenta l'antitesi della camorra. I prodotti sono in vendita nelle botteghe dei sapori e dei saperi della legalità nei locali del Palazzo della Regione in via Santa Lucia.